Allora Sindaco, ennesima giornata di tensione qui sul cantiere dove i lavori proseguono per la realizzazione di questa centrale biomassa. Sì, ennesima giornata di tensione e ce ne dispiace per questo, perché purtroppo tutto pensavamo tranne che stamattina alle 5 arrivasse l'esercito un altro po' per aprire questo cantiere. Ieri sera io personalmente avevo ricevuto rassicurazioni da parte del titolare dell'autorizzazione, della Civitas, dell'ingegnere Luca Di Domenico, che parlando proprio e invocando i suoi figli aveva detto che sicuramente fino a lunedì non sarebbero riniziati questi lavori. Alla luce del fatto che noi avevamo comunicato anche al prefetto che oggi ci sarebbero stati bambini e ragazzi della scuola, e quindi proprio per garantire la sicurezza di tutti era opportuno soprassedere. Purtroppo invece stamattina alle 5 siamo stati svegliati perché erano arrivate polizia che scortava, era arrivata la polizia che scortava i mezzi, sono entrati, hanno spostato di peso i quattro manifestanti che erano rimasti di presidio e hanno fatto questo. Dispiace perché comunque non è questo il modo per risolvere i problemi. Usare la forza e usare anche stratagemmi che sono poco indicati per persone che si possono definire serie, non è questo il modus operandi. Purtroppo però ne prendiamo atto e adesso noi già eravamo dalla parte dei cittadini, non abbiamo neanche più la possibilità di poter dire ai nostri cittadini di mantenere la calma, un certo contegno, perché siamo stati truffati, è proprio il senso di utilizzare questa parola, il tempo di dare questa parola, da chi non doveva farlo. Intanto oggi abbiamo le due realtà in un medesimo posto, i cittadini che protestano, che manifestano, e le ruspe che sono comunque al lavoro. Quale sarà il prossimo step? Ma noi, come ben si sa, presenteremo ricorsi per annullare la richiesta di annullamento delle due determine. Chiediamo con forza, l'abbiamo chiesto due giorni fa al prefetto, l'abbiamo chiesto ieri insieme a delle mamme ancora al prefetto, lo abbiamo chiesto con una diffida alla regione Molise stessa, chiediamo di sospendere immediatamente le autorizzazioni, l'efficacia delle autorizzazioni, fino a quando non si decida quanto la giunta del Consiglio regionale ha chiesto, non si decide in merito all'annullamento in autotutela delle determine stesse. Creare queste situazioni di contrasto che vedono tra l'altro poi anche la forza pubblica, la polizia contrastate idee di contrasto ai cittadini, serve a nulla, anzi crea soltanto delle tensioni e forse anche degli scontri che tranquillamente si potrebbero evitare con un semplice atto che non danneggerebbe nessuno, in primis la ditta, perché sospendere nelle more delle decisioni è utile anche per la ditta, perché se fa dei lavori, sostiene dei costi che probabilmente non le verranno, anzi noi riteniamo anche sicuramente non le verranno rimborsate in caso di annullamento, e soprattutto per l'utilità della cittadinanza stessa.